Amici di Voci dal Cilento, ben trovati all'appuntamento con l'informazione. In primo piano un'intervista ad Annalisa Burti, presidente dell'associazione Raccontare Significa Resistere, sulla passeggiata culturale che si terrà a Castel San Lorenzo il 3, 13 e 20 agosto. Il nostro evento, che si chiama appunto Passeggiate Culturali alla scoperta di Castel San Lorenzo e del suo patrimonio etnobotanico, è nato un po' in sordina, è nata 3 anni fa, quindi questa qui è la nostra terza edizione e abbiamo un po' cercato di ampliare l'evento, no? Perché attraverso queste passeggiate culturali abbiamo cercato di raccontare la storia, le tradizioni, le leggende del nostro paese e poi anche l'anno scorso abbiamo cercato di arricchire l'evento cercando di coinvolgere alcuni attori del nostro paese, facendoli interpretare alcuni personaggi storici famosi del paese, ad esempio tutti la principessa Carafa, Dragnello Milone, un pittore Carmine Natale, e quest'anno ci saranno altri personaggi che però non possiamo svelare. Ci sarà una mostra di pittura sicuramente, perché la Pinacoteca Carafa, la Pinacoteca dei Principi Carafa, era una delle più ricche e più famose della provincia di Salerno. Quindi ci sembrava giusto in qualche modo dare visibilità agli artisti di oggi in questo caso. Invece il giorno 20 è l'evento dedicato interamente al patrimonio dell'etnobotanica e qui dobbiamo ringraziare l'Associazione Italiana di Fitoalimurgia, in particolar modo il dottore Giovanni Salerno, e questa giornata si articola in due momenti. Il primo momento si svolgerà presso il Mulino del Principe di Castel San Lorenzo alle ore 11 e qui il dottore Giovanni Salerno ci accompagnerà nel riconoscimento delle erbe che hanno un interesse etnobotanico lungo le sponde del Calore, quindi lungo le rive del fiume Calore, e poi alle ore 17 presso il Museo della Civiltà Contadina ci spiegherà molti degli oggetti che utilizzavano i nostri nonni, i nostri bisnonni, e ci spiegherà anche qual è l'uso delle erbe spontanee. Quindi questo è un evento molto particolare che l'anno scorso è stato molto molto apprezzato, quindi vi invitiamo anche in questo caso a prenotarvi e a partecipare. Quindi diciamo che sarà un evento, anzi saranno più eventi molto, diciamo, molto coinvolti e molto anche interessanti per questo motivo. Quindi è un evento che abbiamo voluto quest'anno, a differenza degli altri anni, non solo, diciamo, mettere in luce la storia, le tradizioni, ma fare un evento a 360 gradi. Abbiamo aggiunto la pittura, abbiamo aggiunto la letteratura, la poesia, abbiamo una parte digitale, abbiamo un sito web con tutte le tappe, le descrizioni che ha realizzato il nostro socio che si chiama il dottore Giuseppe Schillaci. Quindi abbiamo fatto un passo in avanti e ovviamente anche le spese sono abbastanza, diciamo, sicuramente corpose, ecco. Insomma, c'è un modo per contribuire a sostenere queste spese, lo si può fare proprio attraverso queste 3 giornate. Sì. Le persone che si vanno a prenotare comunque devono contribuire attraverso un piccolo contributo che è 5 euro per quanto riguarda il 3 e il 13, invece 3 euro per quanto riguarda il 20, ma semplicemente perché quest'anno purtroppo abbiamo dovuto acquistare un po' di apparecchiature tecniche, microfoni da guide turistiche, quindi lì abbiamo avuto un po' di spese. Perché posso lanciare un messaggio, se tu me lo permetti, no? Certo. Generalmente si ha questa convinzione: chi organizza gli eventi culturali non ha spese. Non è vero, non è assolutamente vero. Non è vero che solo le sagre hanno spese, non è vero. Anche gli eventi culturali purtroppo hanno delle spese. Quindi, soprattutto noi che siamo persone giovani che magari sono alcune sono lavorate, alcune sì, lavorano, altre magari sono soltanto studentesse, non abbiamo grandissime disponibilità economiche. Quindi per questo un piccolo contributo aiuta proprio a realizzare anche un evento migliore e un evento anche di alto livello e quindi a contribuire poi a realizzare qualcosa di particolare. Poi quest'anno abbiamo avuto anche un'altra particolarità, perché generalmente noi facciamo un buffet finale, no? Con i prodotti tipici del locale, del nostro territorio. Quest'anno abbiamo chiesto diversi sponsor, abbiamo avuto diversi partner, quindi molti negozi, molte aziende vogliono collaborare con noi e quindi magari alcuni vorranno esporre semplicemente alcuni prodotti, mentre altri vorranno addirittura anche offrire alcuni prodotti. Quindi questo ci aiuterà molto non solo a promuovere i prodotti del territorio, ma anche ad aiutarci poi con le nostre spese, ovviamente. E poi ovviamente è aperto il tesseramento, quindi chiunque voglia tesserarsi o rinnovare la tessera che ha già fatto può comunque sostenerci in questo modo.
Insomma, è un evento davvero impegnativo, ma è un evento davvero di qualità, che conferma, Annalisa, la vostra bravura, il vostro entusiasmo, perché poi ricordiamo che la tua associazione, insomma, nasce davvero da qualcosa di importante e porta avanti progetti importanti. Quindi è, insomma, il coronamento di un'attività iniziata, insomma, da qualche annetto che state portando avanti anche con coraggio, perché no? Sì, ma infatti noi all'inizio pensavamo, eravamo io e Rossella, la mia migliore amica, quelle altre mie migliori amiche, pensavamo, vabbè, ma nessuno ci verrà mai a questo evento culturale, pensavamo la prima volta proprio non verrà nessuno, e invece il paese rispose subito in modo molto positivo, e quindi per questo motivo per noi è un momento di orgoglio, cioè quando le persone vanno via e dicono, certo che quell'attore mi ha fatto emozionare, ho fatto un viaggio nel tempo, ecco perché la nostra locandina oggi, quest'anno avrà viaggio nel tempo, ci ha dato una spinta in più, ecco, per andare avanti, ecco. Insomma, una bella iniziativa, puoi darci anche dei contatti? Vabbè, vedo che anche la pagina Facebook è molto attiva, molto aggiornata, per cui credo che già, insomma, partendo da lì si possono avere le informazioni che si desidera avere, ecco, per chi magari volesse partecipare venendo da fuori. Sì, siamo anche su Instagram, basta scrivere l'associazione Raccontare, posso lasciare anche il mio numero 328 40 51 434, ci siamo praticamente ovunque, basta cercarci, Annalisa Burti, Rossella Scorzella, Stella Cilente, siamo noi. Vi ricordo che l'intervista integrale è su vocidaccidento.it. Ed ora le altre notizie in breve dalla provincia di Salerno. A Giffoni Vallepiana continuano le attività di manutenzione presso il cimitero comunale. Sono state ultimate le operazioni di ripristino delle lapidi dedicate ai caduti in guerra. Nelle prossime settimane inizieranno i lavori di sistemazione dei vicoletti. Inoltre continuano le procedure preliminari per la costruzione di 24 nuovi loculi. A tutto questo si aggiunge la fase di progettazione e valutazione per la costruzione di un nuovo lotto del cimitero comunale, con l'effettiva realizzazione prevista nei prossimi anni. Il comune di Ottati punta sempre più alla digitalizzazione ed ora sarà possibile perché il Ministero dell'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale ha recepito le candidature del comune ai bandi PNRR PA Digitale 2026 relativamente alla digitalizzazione dell'ente. Tutte sono state ammesse a finanziamento per un totale di circa 185.000 euro, fondi che permetteranno il potenziamento dei servizi digitali del comune migliorando la performance della pubblica amministrazione. Uno sportello d'ascolto, orientamento e accompagnamento, una porta aperta quando sotto i piedi sembra aprirsi il baratro della tossicodipendenza, tutto questo nel cuore di San Marzano sul Sarno, a Villa De Tilla. Questa è la risposta del Comune al sostegno delle persone e delle famiglie con vissuti problematici legati alle dipendenze. Un'opportunità accolta al volo, la proposta del progetto presentato dall'associazione La Tenda, dal 1981 realtà impegnata nel sociale in tutte le sue sfaccettature. Il Comune di Positano con le associazioni del territorio e la collaborazione dei cittadini ha promosso la campagna per sensibilizzare in maniera sempre più incisiva la causa che riguarda il benessere e la tutela degli animali. Il progetto prevede una prima fase di preparazione per la campagna, la realizzazione di un casting fotografico rivolto a bambini e ragazzi, nel corso del quale proprio loro verranno fotografati con i propri amici a quattro zampe, diventando così protagonisti della campagna informativa. E termina qui questa puntata di Voci dal Cilento, come sempre disponibile su vocidalcilento.it, sulla pagina Facebook, su Twitter e naturalmente sul canale YouTube di Voci dal Cilento, al quale vi invito ad iscrivervi. Grazie per l'attenzione, a presto!